Buongiorno a tutti da Earth Measured, Michele Vassallo, in questo bel sabato mattina, spero che stiate tutti bene. Facciamo anche oggi un video relativo alla nostra Terra piatta. La volta scorsa abbiamo visto il fatto che l'universo non è in espansione, così come ci vorrebbe far credere la scienza per farci credere in un Big Bang primordiale che starebbe alla base quindi della teoria dell'evoluzione. Noi rifiutiamo questo, però possiamo spiegare il redshift ottenuto mediante analisi da effetto Doppler delle radiazioni dalle stelle, può essere ipotizzato come dovuto alla gravitazione, quindi al vento verticale di etere che allunga le radiazioni elettromagnetiche luminose provenienti dalle stelle. Ok, andiamo a vedere ora un altro aspetto, cioè noi abbiamo questo vortice di etere che costituisce il motore principale dei corpi celesti. Le stelle sono fissate nel rotore esterno che gira. Questo rotore mette in rotazione per trascinamento magnetico tutto l'etere compreso sotto il rotore, quindi da questa zona, da dove sono incastonate le stelle, tutto l'etere viene messo in rotazione e l'etere trascina sole stelle. Ecco, però allora ci facciamo una domanda: sole, stelle, no, stelle no, sole, luna, pianeti vengono messi in rotazione dall'etere, quindi l'etere, diciamo, ha una certa interazione con la materia costituente sole, luna, pianeti, però questo vortice investe anche noi, no? Perché arriva fino alla superficie. Noi qua abbiamo il cono del Sole, che è stato qua rappresentato in questo modo, che si trova ad un'altezza piuttosto è piuttosto basso, no? Rispetto alla cupola, perché il Sole e la Luna si trovano al massimo 6.000 km, quando la cupola è, delle stelle, quella che effettua il trascinamento, si trova a 26.000 km. Il vortice di etere arriva a toccare, lambire la superficie della Terra, quindi tocca anche noi. Come mai questo vortice mette in rotazione Sole e Luna e invece noi non lo sentiamo, non ne avvertiamo la presenza? Noi avvertiamo la presenza di questo vento verticale, che quindi ha qualche differenza costitutiva, no? Rispetto al vortice di etere. Come possiamo noi descrivere queste caratteristiche del movimento dei venti di etere, quello vorticoso e quello verticale? Ebbene, quello che mi viene in mente è il fatto che noi abbiamo descritto questo come un vortice che ha una forma particolare, perché è costituito da una serie di layer, di strati, uno sotto l'altro, che sono curvi, in quanto messi in rotazione da un rotore che è curvo, avente forma di calotta sferica. Quindi un layer sotto l'altro hanno questa forma che piano a piano si racchiude. Abbiamo detto che possiamo fare un'analogia con i vortici, con i tornado, che hanno questa forma conica, no? Quindi un qualche cosa di simile, che modificano la loro velocità interna a seconda del raggio. Questo per andare a conservare il momento angolare, quindi una conservazione di energia. Ed è un po' quello che succede per un pattinatore che quando allarga le mani va più piano, quando le restringe va più veloce. Quindi noi, quando abbiamo questo restringimento, abbiamo in superficie, sulla superficie terrestre, dei layer che sono più stretti, e quindi si sviluppano con una velocità maggiore. Quindi sulla superficie noi abbiamo una velocità maggiore dell'etere, una velocità minore man mano che ci alziamo. E la velocità quindi deve essere quello che definisce la differenza. E in effetti, per la legge di Bernoulli, noi abbiamo che legge di Bernoulli è di nuovo una legge di conservazione dell'energia. Laddove abbiamo una velocità maggiore, quindi in questa zona dove ci sono le terre abitate, che per lo più sono le terre sono tutte nella zona a nord, mentre a sud abbiamo zone disabitate, mi riferisco al polo sud, quindi noi abbiamo una velocità maggiore dell'etere.
Per la legge di Bernoulli, un aumento di velocità, una velocità maggiore, corrisponde ad una pressione o densità minore. Cioè noi abbiamo una densità dell'etere che è molto bassa dove viviamo noi, dove ci siamo noi. Questo significa che il movimento dell'etere, che tra l'altro è un movimento molto lento ed è un movimento circolare praticamente uniforme, no? Quindi con velocità angolare uniforme e con delle accelerazioni quindi che sono dovute solamente al cambio di direzione, quindi al fatto che il movimento è circolare e quindi sono accelerazioni molto piccole, ecco che noi non sentiamo il movimento dell'etere. Che cosa cambia invece rispetto al vento verticale? Ecco, questo vento non è un vento con velocità uniforme, ma è un vento con movimento accelerato, con accelerazione pari a 9,81 metri al secondo quadrato. L'accelerazione definisce quindi anche l'energia che viene ad avere l'etere in quella direzione e noi lo sentiamo, mentre invece noi non sentiamo un'accelerazione minima che è dovuta al movimento semplicemente circolare, quando invece la velocità periferica è una velocità costante che quindi non dà accelerazione su un etere già poco denso e quindi poco energetico. Ecco quindi spiegato come mai più in altezza Sole, Luna, pianeti sentono l'etere, questo perché si trovano su layer che hanno una densità maggiore, una velocità minore ma una densità maggiore, e quindi vengono spinti dall'etere, mentre noi non sentiamo assolutamente nulla. Quindi anche qui è spiegabile, questo vortice di etere sembra essere coerente con tutto ciò che abbiamo detto, abbiamo spiegato fino ad ora. Va bene, vi ringrazio, domani farò la conferenza, me la farò solo io perché ho un po' paura delle connessioni. Già il video che ho fatto l'altro giorno per hashtag io dissento ha avuto delle difficoltà, è stato elaborato solo dopo 24 ore buone, quindi vabbè, vediamo. Cercherò di fare la diretta io e vediamo che cosa succede. Va bene, un ringraziamento a tutti, un saluto e un buon fine settimana per quello che si può fare in questo periodo. Ciao a tutti.